Ciao a tutti, la Ternana domani sera affronterà a Ferrara, al Paolo Mazza, la Cremonese alle ore 21, partita in diretta sul canale 20 della Mediaset. Domani lunedì 8 agosto alle ore 21, Cremonese Ternana, inizia così la stagione delle ferie con quelli che sembrano essere i 32esimi di Coppa Italia contro un avversario di Serie A. Perché la Cremonese è stata promossa in Serie A l'anno scorso, squadra che curiosamente è di proprietà del Cavaliere Arvedi, che è il gruppo che ha rilevato l'acciaieria di Terni, l'acciaio speciale Terni. E al di là di questo ci aspetta una partita sicuramente emozionante, un test, l'ultimo importantissimo per le fere in vista del debutto in campionato di domenica sera ad Ascoli alle ore 20:15. La Ternana speriamo e ha la volontà di mettere a frutto gli investimenti fatti anche dal punto di vista tattico. Infatti c'è un uomo squadra che si occupa solo della gestione dei calci piazzati e speriamo che questo possa contribuire a aumentare le reti fatte e le reti non prese e le reti non subite dai calci piazzati, quindi speriamo che possa essere un grande aiuto. Poi speriamo che la Ternana tolga il più possibile i difetti della scorsa stagione, cioè gol presi o su calci piazzati o per errori individuali o perché comunque si è persa palla al limite dell'area. Quindi speriamo che tutte queste cose vengano diciamo così tolte, in modo tale che poi ovviamente si può puntare a quello che Lucarelli e Bandecchi vogliono, cioè un campionato di alta classifica, un campionato da Serie A. Lucarelli ha anche l'ambizione di andare ad allenare in Serie A per il prossimo anno, l'ha rivelato nell'intervista per Cremonese. Speriamo insomma che il trattore, perché quest'anno la Ternana sarà il trattore e non più il carro armato, speriamo che possa che possa marciare a una velocità sostenuta e andar bene. Scherzi a parte, al di là di tutto ci aspetta un'importante partita domani sera. Nel frattempo sono usciti i numeri di maglia, piccola variazione che io ho notato personalmente e che vi riporto come curiosità: Donnarumma non ha più il 99, il 99 che ce l'aveva anche il signore che è in panchina, ce l'ha Ferrante. Pesante assenza per i rossoverdi domani, non è stato convocato appunto Alfredo Donnarumma perché è uscito con il frosinone un po' acciaccato, no, con il frosinone ci è uscito diciamo nell'amichevole in famiglia sia lui che Bogdan è stato convocato, Donnarumma no, ma speriamo che possa essere convocato già ad Ascoli. Per il resto si sta valutando per il recupero di Falletti e quindi vedremo come andrà domani sera e poi ovviamente ci apprestiamo a seguire il campionato. Per me onestamente conta di più la prestazione di domani, i riferimenti dal punto di vista tecnico, soprattutto la fase difensiva, che il risultato, per cui vedremo, perché poi sono partite diciamo che riservano sempre sorprese.